Sono le 9:30 e io ho super sonno. Penso si vede anche dalle occhiaie, però perlomeno la luce copre. Io non so come fanno gli youtuber a stare così sempre, vabbè, scomodissimo. Ho pensato di fare questa specie di vlog perché questa è la 17ª volta che vado ai counterfeit. E tutte le volte mi dico dai dai lo faccio, dai dai lo faccio. Inizio sempre, infatti ho tutti i spezzoni di inizio vlog, ma il mondo perché ti accanisci così? Su YouTube ce ne sono pochissimi, addirittura penso ce ne sia solo uno ed è in polacco. Che wow! Oggi piove, sono in una specie di ostello e speriamo vada bene. Tra l'altro ho messo l'eyeliner e penso che sia la peggiore decisione della mia vita. Io e il trucco siamo su due mondi diversi. Ora piove, sarà ancora peggio, diventerò un panda 100%, quindi è diventata la peggior decisione della mia vita, come non prenderla. Tra l'altro io vorrei sapere come fanno gli inglesi a bere bevande calde, sono bollenti. Non so se sono io, oppure se veramente come me aspettano mezz'ora prima di berlo. Wow, sono tipo meravigliata da tutto, non riesco a inquadrarlo, ora giro la fotocamera. Però anche il parco, c'è tipo, adoro. E si sente già qualcuno suonare? No raga, non potete capire, sono in adorazione, tipo bellissimo. E wow raga, wow, adoro. Recording con foto sono estremamente negata. Questo evento sta sabotando la mia reputazione perché mi scombina tipo tutti i capelli. Oddio, perché si sta avvicinando la musica. Ieri tra una cosa e l'altra è il boss concerto che era veramente veramente pesante. Non sono riuscita a fare niente. L'Alexandra Palace è bellissimo, soprattutto da fuori, anche in un posto molto molto bello. Ci sono bambini che mi fissano, mi fissano tantissimo. Ha fatto sulle 6-7 canzoni e non me l'aspettavo perché pensavo fosse un supporting molto più breve. In realtà hanno iniziato molto presto perché hanno aperto le porte poco prima delle 6:30. Poi ecco che era 8 km di distanza. È veramente veramente grande, un parterre di 10.000 persone. E Jamie ovviamente si è buttato nella folla lo stesso, che è una cosa veramente tipo terribile. Io ero tipo disapprovante. Non si dice disapprovante, vero? Perché no, cioè non può, non farlo fondamentalmente. Non è una buona, non finirà bene. Ero preoccupatissimo. Che poi adoro quando tipo la maschera da Rockstar, la facciata da Rockstar molto fanculo tutti, tipo cade, scivola via, quando c'è veramente qualcosa che comunque lo rende felice e lo rende orgoglioso, e quindi è una cosa bellissima. Oro. E mi sta facendo crescere i capelli, quindi questa è la mia svoltata della giornata. Perché sì, fondamentalmente non c'è bisogno di spiegazione, non c'è veramente bisogno di spiegarlo il perché. Ok, la mia avventura da youtuber povera direi che finisce qua fondamentalmente e ovviamente non rimpiango niente di questo viaggio, tra l'altro la maglietta con Londra per stare in tema, le ore al freddo, tutti gli inconvenienti per il viaggio che sono stati al limite dell'assurdo. Probabilmente penso che un insieme così di sfortunati eventi non
possa verificarsi più nella mia vita. Boh, adesso che l'ho detto, il prossimo viaggio capiterà l'apocalisse, sicuro. Aspettatevi gli zombie che vi rincorrono. Io sto per fare il checkout e poi prendo la navetta per andare a Stansted e poi da lì vado a Malpensa, poi Milano, poi Pavia. Ciao 11 ore di viaggio, ciao me del futuro dopo 11 ore di viaggio, mi dispiace.